Ciao Simona, buongiorno. Buongiorno. Senti, siamo quasi in un'area di servizio, infatti alle tue spalle si vede nello specchio il traffico che scorre. E siamo in Riviera Adriatica. Cattolica. A Cattolica. Ti ho trovato quasi per caso, anche se ti conosco nel web perché sei una blogger. Sì. Ecco, ci proviamo. Già la prima domanda. Ma a Cattolica cosa vuol dire essere una blogger, almeno per Simona? A Cattolica essere una blogger vuol dire partire da una passione per i viaggi che ti porta lontano, ma che allo stesso tempo ti fa riscoprire quelle che sono le caratteristiche del posto in cui vivi. Ti fa desiderare di saperne di più, ma in giro vedi il mondo, vedi i posti e ti rendi conto che a casa c'è tanto e vale la pena scoprire entrambe le cose per poi paragonarle, confrontarle e capirci qualcosa di più in generale sui viaggi. E quindi una blogger che lavora a Cattolica, che fa tutt'altro tipo di lavoro, che per passione scrive di viaggi. Ecco, pura passione. Quindi scusa se ti interrompo, ho già scoperto che sei una travel blogger. Oddio, travel blogger. La mia idea di travel blogger è un tantino diversa da quella che gira per il web, con tutto il rispetto. Ecco perché c'è un'idea, c'è una provvisione, c'è uno stereotipo, c'è un marchio di fabbrica, no, oppure credo che un il marchio di fabbrica ancora non ci sia ufficialmente. Ecco, quindi blog credo che stiano cercando di crearlo. Ecco, possiamo dire, almeno la mia idea è un diario, io scrivo al posto di chiuderlo nel cassetto. Ecco, siamo in diretta, il telefono. Lavoro. Perfetto, perché appunto, ecco, un'altra cosa che ho scoperto. Che io lavoro. Che si lavora, che il blogger lo fa per passatempo. Cioè uno scrive un diario e lo mette online. Sì, c'è chi lo fa per professione e al mio massimo rispetto. E chi come me lo fa per passione principalmente. Poi se questa cosa va avanti per puro caso, ben venga. Se vengono le iniziative che interessano a me, se no va bene così. Continuo con un diario di viaggio, i racconti, come ti dicevo prima, del mondo a 360 gradi, quindi storia, cultura, archeologia, paesaggi, gastronomia, incontri, attraverso i miei occhi, per cui i miei lettori sanno che nei miei post c'è un po' di tutto, possono trovare un po' di tutto. Ed è un racconto sincero, perché non devo niente a nessuno, non sono obbligata a scrivere di cose che possono meno piacermi, non sono vincolata a dire sì, mi piace o non mi piace. È il mio blog, è il mio angolo di web, piccolo che sia, e scrivo quello che veramente vivo nel viaggio. Non soltanto d'Italia però, parli... No, principalmente appassionata degli Stati Uniti, da esserci stata già 17 volte, e sempre itinerari diversi costruiti da me, tavolino, e sempre città sempre più piccole, più originali. Sono partita dai soliti nomi risonanti e poi mi sono addentrata nella cultura americana, mi piace, so che non molti condividono, ma è come la vita, no? C'è chi ha una passione per l'Oriente, io ho una passione sviscerata per gli Stati Uniti, ciò non toglie che ho girato parecchio anche per il resto del mondo, sempre da sola con mio marito. Organizziamo i nostri viaggi, ci gestiamo da soli gli itinerari, dopo viene fuori che magari, ecco, andando spesso negli Stati Uniti, qualche ente turistico ti individua, ti chiede, ma te come sei venuta qui in un posto che magari, ecco, adesso due settimane fa ero in Minnesota, ti dici, cosa ci sei andata a fare in Minnesota? Niente, era uno stato che volevo visitare un sacco di tempo e l'ente turistico di Minneapolis è rimasto impressionato da questa cosa, mi ha iniziato a chiedere che itinerario avevo buttato giù, così è iniziato un discorso e ci siamo venuti incontro e loro hanno avuto piacere di questa cosa, che un'italiana venisse lì per turismo, non per lavoro, a raccontare della loro terra, che tra l'altro è bellissima, città vivibilissime, credo siano una delle zone più vivibili degli Stati Uniti, se non fosse
se non fosse per quei 3-4 mesi invernali che sono sotto lo zero, sarebbe da farci più sereno. Quindi, intanto abbiamo scoperto che c'è anche una guida online sul Minnesota e l'hai fatta tu, cioè, nel tuo diario? Esserci. Sì, loro mi hanno offerto la possibilità di visitare il loro paese e io adesso un po' alla volta, perché sai, conciliare il lavoro, quello, io dico vero, non è un'offesa al blog, ma il lavoro, quello che poi alla fine mi permette di muovermi, di viaggiare, e il blog, scrivere, poi io ho bisogno per scrivere, cioè butto giù durante il viaggio nei diari di viaggio, poi a casa voglio essere precisa in quello che scrivo, per cui ho bisogno di fare un attimo un interlocale, non mi piace dire robe che poi non sono vere, accetto molto le critiche, che sono tante, ben vengano, se sono costruttive, se sono poco costruttive, fa niente. Senti, io lascerei per un attimo gli Stati Uniti. Dimmi. La cosa che mi ha incuriosito, hai parlato di città piccole e particolari. Io so che nel tuo diario hai scritto anche di Pistoia. Sì, esatto. Siamo capitati, allora abbiamo degli amici toscani, per cui veniamo parecchio spesso d'inverno in Toscana, perché l'estate lavorando normale non ci possiamo andare. E c'è stata una domenica in dicembre che siamo appassionati antiquariato ed è coincisa con il... la cattedrale, il mercato antiquariato, ecco, della cattedrale, la cattedrale laica, fra virgolette. Un tentativo ben riuscito di archeologia industriale, nel quale è stato inserito appunto il discorso di antiquariato, molto bello. Noi siamo appassionati, per cui giriamo parecchio per antiquariato, per mercatini, ci è piaciuto tanto e da lì poi avevamo a disposizione quelle 2-3 ore, ci siamo spinti verso il centro di Pistoia, ho scoperto una città che onestamente mi ha interessata al punto da volerci tornare. Spiego perché: in 3 ore è impossibile vederla tutta. Mi sono concentrata sul Duomo e sull'altare argenteo di San Jacopo. Tra l'altro ho scoperto che con soli 2 euro si può visitarlo con una guida del posto, che non è assolutamente avara di aneddoti, per cui è anche molto interessante, e non è assolutamente noioso, perché ti coinvolge nel racconto anche con episodi un pochino più da storie, da racconti. Anche se anche citata nella Divina Commedia. Sì, Dante, mi parlo fa Dante per via del fatto che Vanni Fucci furono rubate 2 lastre dell'altare, esatto, sì, mi ricordo. Me ne ha parlato appunto la guida quando siamo entrati. E dopo ho visto che c'è un percorso sotterraneo che non ho potuto fare. Pistoia sotterranea. E quello mi interesserebbe davvero tanto farlo. E ho scoperto per caso che ci sarebbe la cosiddetta tomba del generale Catilina. Esatto, la tomba di Catilina. Ho mangiato una farinata di cavolo nero. Sì. Favolosa. E la carne. Ora siamo un po' fuori stagione, però è un piatto invernale, sì. E la carne nel Chianti, cotta nel Chianti, sempre nella zona delle botteghe, della piazza delle botteghe. E quindi è stato un... Era il peposo, forse hai mangiato? Sai che non mi ricordo. Eravamo con amici. Comunque. Rintintin, che mi chiama, sì. Da tornarci assolutamente, da approfondire. Senti, a proposito di tornarci, ma ad esempio il 6 e 7 di giugno hai degli impegni lavorativi? Lavorativi ci sarebbero, bisognerebbe organizzarsi per riuscire a esserci un sabato e una domenica. Potrei anche fare. Perché Pistoia, fra le altre cose, è la città del verde, io ti dico soltanto questo. E magari puoi avere anche modo di scoprire questo, e con qualcosa forse che non si trova neanche nel Minnesota. No, ma io sono convintissima adesso in Minnesota, perché è stata una delle ultime esperienze che ho fatto, ma sono sempre più convinta, appunto, più girando l'estero, che l'Italia sia un paese che riesce a offrire quello che insieme il mondo può offrire a 360 gradi, assolutamente. Perfetto, io ti lascio, Simona, so che devi riandare al lavoro, anche un lavoro fisico, perché stai per aprire delle attività turistiche, delle attività per la prossima stagione, che ci auguriamo che sia felice. Auguriamocelo, perché è una bella fonte di sostentamento per tutta la Riviera, e se giriamo noi girano tutti, quindi auguriamocelo di cuore che vada bene. Senti, un'ultima cosa, come ti troviamo online? Il tuo blog? Il mio blog è... Ha il mio nome, Simona Sacri, travel blogger, non me ne vogliano col travel blogger,
è una mia indicazione di viaggio, e mi trovate sia su Facebook che su Twitter con Sacchissimo e su Google Plus con sempre con il mio nome. E magari il 7 di giugno a Pistoia ti troviamo. Potrebbe essere. Bene, ciao cara, grazie.